leggere proprio da Isaia 53. Non sono le nostre parole quelle che possono toccare i cuori, ma è proprio la parola di Dio. È scritto in Isaia 53, un profeta dell'Antico Testamento che prima della sua morte, prima 600 anni prima della morte di Cristo, della venuta di Cristo, egli profetizzò queste parole della morte e disse proprio queste parole: chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. E talvolta ti voglio dire, caro amico, che Cristo non attira i sguardi, ma egli vuole salvare ancora la tua vita. Egli non ha bellezza, egli non ha una ricchezza umana. Disprezzato, dice la Bibbia, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo alcuna stima. E io ti voglio dire oggi, caro ascoltatore, che stima fai della parola di Dio? Hai stima della parola di Dio? Hai stima, gloria di Gesù? Gesù, o te lo ricordi solamente durante le feste o nel momento del bisogno? E gloria a Dio quando noi abbiamo bisogno del Signore, quando avvertiamo un bisogno spirituale, perché noi, come ha detto prima Stefano, senza Dio siamo come pecore senza pastore, dice ancora la Bibbia, e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, alleluia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Di quale malattia parla qui la parola di Dio? Non c'è una malattia solo sulla pelle, cari amici, non c'è una malattia solo sulla pelle, ma c'è una malattia spirituale di cui l'uomo ha bisogno di essere guarito. C'è un tormento, c'è un cancro nell'anima oggi, nell'essere umano, e tutti gli esseri umani devono capire che hanno bisogno del medico. Alleluia! E tutti hanno bisogno di salvezza. Amen. Tutti hanno bisogno di una guarigione spirituale. Shakando, che viene solo tramite Gesù anime, Cristo. Padre, nel nome di Gesù. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Caro amico, se oggi sei addolorato, non è colpa di Dio. Avvicinati a Cristo, egli ti vuole liberare dai tuoi dolori, dai tuoi affanni. E dice ancora la Bibbia: ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Nella Bibbia c'è scritto proprio questo, che Gesù Cristo è stato ritenuto come un pazzo, perché il Re di Gloria, è scritto, è salito sulla croce. Questa è pazzia a livello umano, è illogico, è irrazionale, ma Dio ha voluto questo. Amen. Cari amici, Dio ha voluto questo. Alleluia. Perché non c'era speranza per l'essere umano. Gloria. Non c'era salvezza. Non c'era remissione dei peccati. Salva, tocca, libera. Alleluia. Il Re della gloria è salito sulla croce. Amen. Si è scomodato dal suo trono. Alleluia. Per darti la sua vita. Ricordatelo questo. Rifletti. Oggi è il giorno della salvezza. Non ti appoggiare a una religione. Non ti appoggiare a una filosofia. Non dire Dio è lontano da questa generazione, perché Dio si vuole manifestare anche nella tua vita, nella tua cameretta, leggendo la parola di Dio, leggendo il Vangelo. Gloria. Perché da lì arriva la salvezza. Grazie Cristo. Cercalo personalmente. Non dire Dio non esiste. Amen. Il Signore si farà trovare. Se lo cerchi, non si trova il cuore. Cose? Gesù gli rispose e gli disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo. Alleluia. E testimoniamo di ciò che abbiamo visto. Alleluia. Il Signore si è rivelato nella nostra vita, non l'abbiamo visto, ma con gli occhi spirituali della fede. Grazie. Oggi noi possiamo contemplare il figliolo di Dio. Gloria. Alleluia. Al Signore. Questa realtà non è solo per la mia vita,
non è solo per il fratello Stefano, ma è anche per ciascuno di noi. Grazie, Padre. Se tu in questa sera vuoi incontrare Gesù, il Signore si può rivelare nella tua vita. Il Signore si vuole rivelare nella tua vita. Alleluia. Gloria a Dio. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come credete se vi parlo di cose celesti? Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figliolo di Dio che è nel cielo. Gloria a Dio! Quale miracolo! Alleluia! Il re della gloria è venuto sulla terra. Alleluia! È venuto a parlare al tuo cuore. È venuto a donare la sua vita per i nostri peccati, per i tuoi peccati, per i miei peccati. Alleluia! Quale grande salvezza ci ha dato il Figlio! Dio Santo, gloria! Innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, alleluia! E noi lo vogliamo gridare ai quattro venti. Illumina questa città. Affinché chiunque crede in lui non muoia, dice la Bibbia, ma abbia vita eterna. Cari amici, in questa terra siamo di passaggio, ma il Signore, alleluia, Gesù Cristo ci ha dato un avvenire migliore, che non è di questa terra. Alleluia! Gloria, gloria a Dio! Poiché Dio ha tanto amato la tua vita. Continua un gesto. Alleluia, Dio ti ha tanto amato. Spezzami le gambe. Ha tanto amato il mondo. Salva. Ti ha dato il suo unigenito. Tua gloria. Unigenito vuol dire unico del suo genere. Perché Cristo è stato generato dal Padre. Non è stato creato. Alleluia. Gloria a Dio. E affinché dice, chiunque. In questo chiunque ci sei anche tu, c'è scritto il tuo nome, crede in lui, non perisca, non muoia, perché siamo tutti condannati se non accettiamo questa parola, ma abbia, non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti, alleluia, non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ora ti voglio aiutare a riflettere su questa parola. Cristo non ti vuole condannare. Cristo è venuto per salvare la tua vita. L'uomo da solo non può essere salvato. L'uomo con le sue buone opere non può essere salvato. L'uomo con i suoi soldi non può pagare la salvezza, perché quella salvezza è stata pagata tramite quell'agnello di Dio. Alleluia. Giovanni disse queste parole. È vero. Ecco, oh, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ah. E in quel mondo ci sei anche tu, ci sono pure io. Io questo l'ho sperimentato e noi siamo testimoni di queste parole. È per questo che lo vogliamo annunciare, perché Dio vuole salvare la tua vita. Alleluia. Gloria a te, Padre, grazie. Gloria a Dio. Alleluia.